Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, detto questo, andiamo a vedere subito, veloci, perché è un video questo qua che sarà un pochettino più lungo del solito. Andiamo a vedere la tegola che è capitata addosso al Pisa Sporting Club per quanto riguarda il nostro DS, ormai ex Kolarov. Bene, è uscito adesso un articolo di Michele Bufalino, che lo prendiamo in toto e lo andiamo a vedere, per quanto riguarda Giuseppe Corrado, che ha voluto aggiungere un qualcosa in più appena terminata la conferenza stampa, ma poi andremo a vedere anche quella, la presentazione anche di Aquilani, che mi dispiace che passa dal secondo piano. Comunque sì, andiamo a analizzare entrambi. Bene, ve lo metto qua in sovraimpressione. Allora, qua dice: il direttore generale del Pisa Sporting Club Giovanni Corrado e il presidente Giuseppe Corrado, a margine della conferenza stampa di Aquilani, hanno dato la loro versione dei fatti sulle dimissioni di Alexander Kolarov. Giuseppe Corrado: vorrei integrare il comunicato che abbiamo diffuso sull'ex direttore Kolarov il 3 giugno. Avevamo scelto lui facendo una scelta tale da percorrere un certo tipo di strada. Abbiamo un contesto operativo, sportivo e gestionale di affidamento. Volevamo provare a far crescere con noi una persona esperta. Alexander stava finendo il corso di direttore sportivo ed è iscritto all'albo nel corso della settimana. Era orgoglioso di partecipare al progetto Pisa, dando a lui l'opportunità di imparare. Lo abbiamo anche tranquillizzato dicendo che volevamo far crescere un professionista integrando le sue esperienze da calciatore. Imparerai frequentando una strada ben strutturata. A parte Giovanni, che da 7 anni gestisce quell'area operativa, abbiamo Daniele Freggia, che è in azienda ancora da prima di noi. Abbiamo un team manager come Ivan Sarra, che ci invidiano altre società. Marco Fumagalli, uno scout apprezzato a livello nazionale e internazionale. Abbiamo l'espertissimo Bruno Sabatini alla segreteria e volevamo mettere zero pressione addosso a Kolarov. Durante il primo mese avrebbe imparato i metodi di lavoro. Qualche giorno fa Giovanni mi avrebbe informato che c'erano alcuni aspetti che lo preoccupavano sugli impegni e le difficoltà di apprendimento. Kolarov aveva manifestato, oltre ad alcuni problemi personali, alcune perplessità per un lavoro che immaginava diverso e più semplice. Ha chiesto disponibilità di andare in Serbia per riflettere con serenità, dandogli questa opportunità. Ci siamo presi il rischio di avere una persona che avesse voglia di imparare. Ieri ci ha comunicato in serata che non se la sentiva di continuare. Non aveva le motivazioni giuste per esprimere il massimo in questo ruolo, ma non sempre il male viene per nuocere. Un dirigente può superare o non superare il periodo di prova, ma non abbiamo sconquassi operativi e andiamo avanti come siamo andati avanti in queste settimane. Troveremo una persona che sostituirà Kolarov. Poi Giovanni Corrado: non l'avevamo presentato fino ad oggi perché non poteva essere presentato. Quando avevamo ricevuto l'iscrizione all'albo avevamo calendarizzato. Ci dispiace umanamente, stava sforzandosi di integrarsi, sapeva di avere tempo, ma il tempo non bastava. Probabilmente per organizzare la sua vita. Dircelo oggi permette di organizzarci per tempo. Ci siederemo a tavolino e presto annunceremo un nuovo direttore sportivo. Questo è quello che fondamentalmente è stato detto e ribadito, anzi questa è un di più, un'aggiunta su quello che è successo con Kolarov. Ora io dico, non lo so, la società ci ha tenuto forse un po' all'oscuro, perché anzi prima era stato detto che non c'erano problemi, anzi era andato in Portogallo per chiudere su Esteves, se così evidentemente non era. Vabbè, al di là di quello che è, io non capisco, cioè è stato preso Kolarov per imparare, cioè è stato preso un direttore sportivo per imparare, questo mi sta dicendo la famiglia Corrado, insomma Giovanni e Giuseppe, quindi non avremo neanche bisogno, no, a questo punto, perché abbiamo talmente tanti elementi che forse non ci sarebbe neanche bisogno di un DS, io credo, perché, insomma, queste sono le dichiarazioni alla fine, no?
cioè te stai qua, impari, tanto quasi ci stiamo noi. Questo è il discorso. Probabilmente a qualcuno gli è andata bene, credo io, è un pensiero mio, poi potete commentare e vedere. Comunque io questa la chiudo qua, questo è un pensiero che, da quello che c'è scritto, cioè come dire, te stai qua, impari, va bene. Evidentemente non gli è andata bene, credo, non lo so, a questo punto. Va bene, andiamo a vedere la conferenza stampa, quindi la presentazione di Aquilani e poi diciamo le altre battute su Kolarov. Quindi Giovanni Corrado, oltre a dare il benvenuto a Alberto, ovviamente ha ringraziato D'Angelo e Chiellini per il lavoro svolto, eccetera eccetera. Quindi speriamo che non siamo in percorso. Dunque, abbiamo convocato diversi giocatori della primavera per Rovetta, quindi giocatori giovani, giocatori freschi e niente, per far crescere eccetera eccetera. Poi andremo a leggere anche quello che insomma che dice Aquilani. Non abbiamo avuto nel frattempo la frattura al perone di Touré, perché per proteggere il ragazzo. Ma proteggere da cosa? Bastava invece di far venire fuori chiacchiericci inutili, no? Che uno dice ha litigato Touré con Tizio, un calco Semproni, alla fine si viene a sapere, a parte che io l'avevo detto che era un infortunio, ma comunque poi chiaro, vengono fuori chiacchiericci vari, cose varie, no? Uno invece la società, uno dice subito: guardate, è successo così e così, che problema c'è? Cioè, non capisco, cioè proteggere il ragazzo da chi, da che cosa, non si capisce. Comunque qua dice cambieremo, dice qua nell'articolo, cambieremo adesso con la tifoseria, ci sarà un rapporto diverso, un rapporto più aperto, meno male, aggiungo io, meno male, sarebbe ora, non sapere le cose dalla Gazzetta dello Sport, cioè che quando ancora la società sembra che caschi dal pero, dal classico pero, no, si vengono a sapere le cose da altri. Cioè, anche questo mi sembra a me un assurdo, no? Quindi settimanalmente qua dice l'articolo, dice settimanalmente, io poi linko tutti gli articoli sotto, ve li linko tutti e due, così li potete aprire e andare a leggere in toto, sennò qua si fa troppo lunga. Allora, e quindi qua dice che settimanalmente adesso faranno degli aggiornamenti per diciamo così, per portare la tifoseria, no, a essere nelle vicinanze della società, o meglio la società nelle vicinanze della tifoseria, insomma vedete voi. Comunque sia, questo è il discorso, no, per non trovarsi a situazioni imbarazzanti, perché queste sono situazioni imbarazzanti, no? Beh, venire a sapere dalla Gazzetta dello Sport che Kolarov si è dimesso, quando in realtà era stato detto tutt'altro. Questo è il discorso. Vabbè, speriamo che ci siano questi cambiamenti. Io mi auguro che ci siano questi cambiamenti. No? Speriamo che sia così. Per quanto riguarda Aquilani, è stato detto che fondamentalmente Aquilani, ma c'è scritto nell'articolo, piace il 4-3-3, ma lo sapevamo e non l'ha nascosto. Poi al di là del modulo ha detto che in difesa, insomma, c'è da sfoltire un po'. Sicuramente lui aspetta Rovetta per vedere, poi qua dice chi lavora bene, chi non lavora può prendere un'altra strada. Bene, anche questo discorso ottimo, e poi farà un mix di giovani, nel senso è propenso, diciamo, a avere giocatori freschi, giovani, e poi comunque ci saranno anche gli esperti, ovviamente, no? Quindi magari un paio di colpi ce li possiamo magari aspettare. Ora non si sa, perché è inutile, qua dici chiaro, insomma, vedremo a Rovetta, vedrò a Rovetta, analizzerò e poi deciderò. Giustamente, è giusto che sia così. Quindi niente, questo fondamentalmente è diciamo la sostanza. Quindi la rosa c'è, la rosa è importante, una rosa, noi abbiamo comunque Fratelli Tremo, insomma, inutile andare a dire. C'è una rosa importante, ora al di là che magari Luca, vabbè, è stato accasato, Sibilli sicuramente lascerà, poi il discorso De Vitis, qua ha detto ancora ha bisogno di tempo, vabbè, ma quello d'accordo,
E poi insomma vedremo sicuramente il discorso difensivo sarà rivisto, qualcuno insomma lascerà, perché è un reparto dove c'è veramente insomma esubero secondo me. Poi vabbè, poi anche con il discorso attaccanti probabilmente ci sarà da rivedere qualcosa, e poi il discorso centrocampo sicuramente andrà puntellato, io credo, senza ombra di dubbio il centrocampo andrà puntellato. Quindi centrocampista sicuramente uno, due ci vorranno, al di là di quello che è, di quello che non è, ma è un reparto che sicuramente va puntellato, e vedremo se sarà puntellato. Bene, questo fondamentalmente è quello che sostanzialmente è quello che hanno detto in conferenza stampa, ricordo, non aperta a tutti, solo ai giornalisti. Bene, questo è quanto. Io che dire, vi linko tutto sotto, non vi trattengo oltre, non vi tengo oltre perché sennò il video è. Però diciamo, questo è quello che è stato detto oggi. Bene, io per questo video la chiudo qua. Io mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!